scusate il ritardo, ma la mia capacità di velocità nel battere la computer non è granché. Allora, sì, allora vi leggo il documento che è frutto del lavoro che abbiamo fatto ieri sera nella commissione. Allora, il congresso dell'Unione Inquilini, nel prendere atto con grande soddisfazione del successo della campagna condotta principalmente dal nostro sindacato contro la vendita all'ATA degli alloggi popolari prevista dal decreto Rupi, esprime tuttavia la sua preoccupazione per il futuro del settore, alla luce della perdurante mancanza di finanziamenti, delle diffuse aree di inefficienza e cattiva gestione del patrimonio e dei progetti di snaturamento del settore presentati in alcune regioni. Con possibili e probabili effetti emulativi nelle altre. L'edilizia pubblica va incrementata e rilanciata, creando fondi stabili a livello nazionale, regionale e comunale, utilizzando i canali di finanziamento già indicati nel documento congressuale. Altri strumenti di intervento, quali l'ausilio sociale e le agenzie per la casa, non possono e non devono essere visti come sostitutivi al ruolo dell'ERP, né alimentarsi con la sottrazione di risorse e patrimonio a tale settore. Preoccupano particolarmente gli sviluppi della legislazione in due regioni. In Toscana sono stati introdotti con la recente riforma, tra virgolette, della legislazione regionale, misure vessatorie nei confronti degli assegnatari, tra parentesi precarizzazione crescente del rapporto di assegnazione, misure traumatiche sulla mobilità di ufficio e degli aspiranti assegnatari e in condizioni di maggior bisogno, quali gli sfrattati per morosità. In Lombardia il progetto di legge presentato dalla Giunta porta ad una vera e propria mutazione genetica dell'ERP, trasformata in servizio all'interno del sistema dei servizi sociali, con la previsione di una massiccia entrata nella gestione di cooperative e fondi immobiliari. Altrettanto preoccupanti sono le previsioni del contingentamento delle nuove assegnazioni, limitando quelle dei cittadini in stato di maggior bisogno economico, e l'eliminazione degli strumenti di gestione dell'emergenza sfratti, in particolare di quelli per morosità. Per quanto riguarda i canoni, infine, si prevede la sostituzione del canone legato al reddito come diritto dell'assegnatario con un canone calmierato, ridotto temporaneamente a seconda delle disponibilità di bilancio, da misure inserite nel più generale sistema dell'assistenza per gli assegnatari in stato di maggior disagio economico. Va invece riaffermato il ruolo centrale dell'ERP come intervento pubblico rivolto alle fasce più deboli della popolazione nella prospettiva di una loro emancipazione, con un canone proporzionato al reddito. Il congresso impegna l'intera organizzazione alla creazione di un gruppo di lavoro nazionale sull'ERP e a programmare nei prossimi mesi una o più iniziative di contrasto, proposte ed alternativa ai processi di controriforma in corso.